Gol e spettacolo nel derby. Nel match valido per la decima giornata del girone F di Serie D, Notaresco e Castelnuovo si dividono alla posta in pari pareggiando 3-3. Match intenso e spettacolare, con la squadra di Epifani che centra il pari nel finale con il calcio di rigore di Maio. Nel mezzo, reti di Valenti e Maio, doppietta per lui, per il Notaresco, mentre per la squadra di Fabio assegno Corticchia, Emili e Prestiani. Con questo pareggio entrambe le squadre restano appaiate in classifica, salendo a quota 14. Con le immagini di Yuri Cantore andiamo a vedere gli highlights del match. Buona partenza del Castelnuovo, che dopo 5 minuti va ad un passo dal vantaggio, con una conclusione volante di Camarà, su cross da sinistra, ma Mariani ci mette una pezza. Sul proseguo dell'azione, conclusione dal limite di Corticchia, respinta dall'estremo difensore di casa. Dal possibile 0-1 al vantaggio del Notaresco, con Valenti, che sfrutta il lancio dalle retrovie, entra in area e con il mancino batte Grace, 1-0. Immediata la reazione della squadra di Fabio, che al 24esimo pareggia. Destro dai 20 metri di Corticchia, Mariani non irresistibile e palla che si infila in rete per il pareggio del Castelnuovo, 1-1. Alla mezz'ora, padrone di casa ad un passo dal nuovo vantaggio, con Scimia, che dall'interno dell'area lascia partire un bel destro raso terra, ma Grace ci mette una pezza. 2 minuti più tardi ci prova Loviso su calcio piazzato, ma l'estremo difensore ospite alza in corner. Non sta a guardare il Castelnuovo, che al 40esimo sfiora il gol con una gran giocata di De Gidio, ma il suo destro viene respinto da Mariani. Sono solo le prove generali del vantaggio della squadra ospite, che arriva nel finale di tempo con una conclusione da fuori di Emilli che si insacca sul palo più lontano, 1-2 e primo tempo agli archivi. La seconda frazione di gioco si apre con il meritato pareggio del Notaresco, con Maio che sfrutta un tiro cross di Blando e da pochi passi in sacca, 2-2. Il match è spettacolare, Di Fabio manda in campo Prestiani al posto dell'infortunato Alfieri e al 62esimo il Castelnuovo torna nuovamente in vantaggio, proprio con il neo entrato, che sul cross dalla destra di Bolo insacca di testa, 2-3. Epifani manda in campo Massetti al posto di Scimia e al 75esimo il Notaresco va ad un passo dal 3-3 con un'azione personale di Valenti, ma il suo mancino si perde al lato di nulla. Nel finale assedio del Notaresco, che al minuto 85 sfiora il pari con un colpo di testa di Speranza, respinto da Grace. Sul capovolgimento di fronte Camarà la palla della partita, si presenta davanti a Mariani ma calcia male con il destro mandando al lato. La squadra di Epifani continua a spingere, al 94esimo trova il meritato pareggio con un calcio di rigore conquistato da Marchionni e trasformato da Maio, 3-3 e fischio finale. Ah, ma io guarda, non lo so, non ho visto, cioè voi sicuramente magari riuscite a vedere meglio, però la dinamica dell'episodio mi porta a pensare se una palla, loro hanno sbagliato a calciare, la palla quindi è arrivata a mezza altezza, come può... cioè anche se la prende con le mani c'è sempre un corpo davanti, mi sembra un po' difficile da... a noi sicuramente non ce lo davano, questo è certo, però rimane il rammarico perché detto, i ragazzi l'avevano meritata sul campo questa vittoria, disputando una grandissima partita, quelli che hanno giocato dall'inizio, quelli che sono entrati con tanto sacrificio, con tanta voglia, quindi dispiace soprattutto per questo, però noi andiamo avanti per la nostra strada sapendo che stiamo facendo delle buone cose, in questo momento non ci dice tanto bene, però io penso che questa sia la strada giusta e dobbiamo continuare così. Sì, sotto l'aspetto di chi è venuto a vedere la partita è stata una grande partita, bella. Io sono strafelice di averla raggiunta alla fine perché noi veniamo da, ma non per piangeria, da 15 giorni dove abbiamo dovuto combattere col Covid e avevamo 6 giocatori fuori, di cui ho portato Massetti e Pesce in panchina, che tra cui Pesce non era utilizzabile, ma Andrea era un rischio farlo entrare e quindi lo ringrazio perché è entrato e ha cercato di dare un contributo. E siamo contenti, abbiamo fatto degli errori sui gol presi, il primo tempo siamo stati molto spesso bassi e gli abbiamo concesso al loro trequartista di stare solo. Però poi il secondo tempo la squadra ha messo grande voglia, grande determinazione, ha cercato di recuperare il risultato, abbiamo fatto 2-2 e mi sono arrabbiato molto perché abbiamo preso un 3-2 da Fessi, perché abbiamo perso palla in attacco, abbiamo preso contropiede, abbiamo preso gol, però poi la squadra non ha mollato di un centimetro, è andata a cercarsi il gol del pareggio e secondo me l'ha ottenuto meritatamente.